Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo indie game. Questa volta speriamo di giocarci un pochino di più di quell'altro e non morire con un brutto fail. Cosa c'è da ridere? Questa è la musica classica che usano gli youtuber quelli per fare le creepypasta o fare i video fake sui fantasmi. E la usano anche per gli indie game. Okay. Che merda! Aspetta! C'è un... Ok, andiamo. Ho paura di questo gioco. Warning, to full understanding the story, please read down the note. Per capire la storia full di questo gioco, per favore, leggi le note. O te divertiti. Cioè, quindi ha una storia questo gioco. Che figata. Backstory. Allora, sei stato sempre un uomo, diciamo, tirare la fortuna, no? Vinci poker. Non è stata dalla tua parte una volta, un giorno. E hai perso tutto. Un uomo si avvicina e dice: mi dispiace, lo so che hai perso tutti i tuoi soldi, quindi io ti ho preso un lavoro. Devi andare in un posto e prendere qualcosa per me. Ti dirò le coordinate. Non hai niente da perdere, quindi accetti il lavoro e vai lì. Così. Manco a dire. Sì, sono già lì. Perfetto. Tam! Allora. No, ci sono i comandi dietro. Oh, però non larga. Hold to walk, shift to run, space to jump e to grab stuff. Abbiamo un personaggio che salta in questo gioco. Visto che figo, che bello, posso andare so. Aspetta, voglio cioè, iniziare vola. Voglio iniziare io. Ma quando è che non cominci tu? Cioè, quando è che non giochi? Hit F to read the letter. Hey, I'm glad you accept this job. So, I expect you the casino. Ah, un tesoro alieno da questa parte. Eh? C'è un tesoro alieno in questo dungeon. Non me lo sospettavo. And I want it, so all you have to do is get the alien treasure and get out of here. Chiamandosi Dungeon 51, è chiaro che qualcosa ci deve essere di alieno. Di alienico. Ascara! Di giovane a prendere un altro. Puoi mettere un altro di fianco. Papi, lo so. Ok, non mi chiamo Elvis. No, perché almeno faccio qualcosa, no? No. Se ti sposti, ti sposto la famiglia, ok. Warning, restrizione area beyond this point. You need a key card to enter. Quindi? Immagino che la keycard ce l'ha lì sbattacchiata a caso. Beh, ovvio. Ma così poi? Cioè, qualcuno è passato lì e l'ha buttata per terra. Sì, ma non sapevano dove nascondere. Ma il suono arriva prima della... Hello, my name is David and I guess this is my journey. You know why I'm making journal? Because I've been stuck here for 5 months eating only insects. If you're reading this, then you feel for the same scam that I did. Ah, l'alieno è una bugia. Ci ha bloccati qui a marcire. Quindi era un inganno. Wow. So questo dungeon molto bene, quindi leggi queste note e sai che cosa fare. Buona fortuna. Quindi ci ha inculato questo, in poche parole. Ole. Scusate, però, quando parlo. Ho appena mangiato. Reset power, insert key. Ah, la mia testa! La che sono all'interno da qualche parte, perché... C'è anche un elevator qui, Dove tu tirando apri la porta per avere la key. No, allora, secondo me... Power is off. Ah, è come l'altro gioco. Devo fare due cose in una. Sì, ma cerca di non volare per terra, stavo... The only possible way to get out of this dungeon is downstairs. You might wanna pick up the elevator at the... Power is working to you. This is the power in the way, power the key for the bumps to subway. By the way, there's something I need to tell you. Be very careful downstairs. There's a thing here that will try to eat your life. Ah, cioè, c'è qualcosa sotto le scale che ci mangerà. Please. Ah, ho capito dove devo portare queste cose. Sì, ma tutto questo per delle scatole che mi si stanno rompendo, sinceramente. Mettiamo una ad una. Ci vorrebbe una canzone di quelle, sai, tipo no, pa
La Kay era lì a caso. Oddio. Ah, hai visto i sassi? Torna su un attimo. Aspetta, torno su in un modo tutto bello. Guarda anche qua, guardali qua. Ti ammassati uno di fianco all'altro. Aspetta. Compressa. Oddio! Ma che cazzo! Puoi saltare sulle guarda cose! I sassi. Guarda i sassi, guarda i sassi. Le texture dei sassi. Oh. Oddio! Ma che cazzo fai? Voli! C'è il jetpack! Aspetta, in questo caso il gioco sta contando che io sono sopra un oggetto solido, no? Tipo come sì. Il pavimento. Quindi quando io salto, salta anche il prop. È bellissimo! Ragazzi, scovare i bug e Aaron non ne sfugge uno. Perché il tasto R? Per caso c'è un burrone, usa uno di quei cosi. Ma così? A caso. Credo che casualmente ce l'abbia con te quello. Ma è veloce. Ma cosa mi sta colpendo? Non lo so. Exit, mi piacerebbe. F to interact with door. Ma tuo padre. Quanto va veloce? You need the F! Non ho bisogno di un cazzo io. Cioè aspetta, quindi questo si ferma a leggere la lettera intanto che c'è questo dietro che ti vuole inculare. Esatto. Cioè. Esatto. Sì, ma io non me ne frega. Sì, ma lo fa anche in Resident Evil, eh. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo della storia, perché mai dovrei leggere. Quindi devo aprire una porta una. Ma lui adesso si è bloccato perché? Perché per colpo di scena tu hai barcato una porta e non gli hai dato giù la cosa. Quindi come faccio ad aprire queste porte? Ah no, è interact with door. Hai aperto un'altra porta. Ma come cazzo ho fatto? Posso chiuderle? Sì, ma però lui mi aspetterà qua perché la collisione è fatta a merda. Come cazzo faccio? Tu devi prendere il numero, adesso puoi aprire la numero 3, vedi? Sì, ma il problema è che questo ora mi aspetterà fuori. Sì o no? Puoi aprire la numero 3. La 3. Ah, si è aperta la... Si è aperta la 3? No, la puoi aprire la... Ah no, boh. Ah! Mi sono cacato! L'hai aperto e poi l'hai chiusa. Ma che Cristo! Oro Colombo. No, Cristo e basta. Vai a... Stucca. Leggi. Sì, ma che cazzo me ne frega? Adesso c'è lì davanti. Slenderman. Dai, dai, apri. Run, bitch, run. Adesso puoi aprire la 4. Perfetto. Prendi la key. You found the exit. Hai fatto una cultura. Adesso la 5. No. Ah, boh, perfetto. You escape. E dovevamo leggere tutte quelle cagate per capire. No, che allora era la fine? Aspetta, aspetta. Io prima di completare l'episodio vorrei fare una cosa. Back to menu, magari. Ok, allora. Tu fidati di me. Ok, sì, non me ne frega niente. L'unica cosa che volevo fare è. Ecco qua, aspetta. Guarda, 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 guarda. Ah, sì. Prova a saltare sopra alla porta senza prendere la chiave. Hai ragione. Se la possiamo fare, no. Forse sì. No, è troppo piccolo. No. Ah, cazzo. Che sfiga. Però questo gioco, dai, almeno è completo. Si può finire. Sì, 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 quello non lo discuto. La parte finale non me la so spiegare, non ha introdotto bene il personaggio. Ah, perché doveva introdurlo? Sì, magari fartelo girare un pochino, tu devi che devi cercare qualcosa. Cazzi, vola fino in alto. Aspetta. Infatti, possiamo fare la speedrun su questo gioco. Guarda. Neanche qui carina, cazzo. Power is off. Ma no, fa? Devi prendere la card, devi mettere la card. Adesso va. Vabbè. Poi non lo rifaccio. Poi non lo rifaccio. Esatto. Esca. E ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui. Questo qua almeno è stato giocabile, è stato finito. Oh, cioè, due stanze e finisci il gioco. Bello.
Noi vi ringraziamo sempre come al solito per aver seguito la presentazione di giochi indie capolavoro, perché sono dei capolavori questi. Made by Guilherme Figueira. Sì, grazie Guilherme Figueira. Verremo nella tua pagina Facebook e verremo a Versione salutarti e 1.1. ringraziarti. Noi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Adesso arrivo, un attimo. Brrrr!